di dimostrare che ero vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro, e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che adesso non abbiamo la capacità e l'umiltà di chiedere aiuto, o anche solo accettare che ne abbiamo effettivamente bisogno. Anzi, si prende pure l'abitudine di dare qualsiasi colpa agli altri. Solitudine, viaggio, quello della mia ricerca, che una volta toccato il fondo avrei finalmente accettato la persona che stavo diventando e che le delusioni che il mondo mi aveva venduto avevano creato. Senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi, insieme io e te, per sempre. Cantiamo, hai amato me, hai amato me, hai amato me, per primo, hai amato me, hai amato me, ancora insieme tutti, hai amato me, hai amato me, hai amato me, per primo, formando una voce sola. Tu Signore hai amato me, hai amato me, hai amato me, per primo, hai amato me, sogni il tuo silenzio e canta, hai amato me, sogni il tuo canto, hai amato me, per primo. Hai amato me, per primo. Hai amato, volge a lui il tuo sguardo e canta, hai cercato me. Hai cercato me, tu hai cercato me. Hai cercato me, per primo. Le nostre famiglie, il nostro studio, il nostro lavoro. Insieme a questo, Signore, vogliamo offrirti tutte le ferite che ci sono in queste cose che fanno parte della nostra vita. Ti affidiamo la nostra famiglia ferita, ti affidiamo i nostri problemi lavorativi, ti affidiamo la nostra paura per il futuro, ti affidiamo le ferite del cuore, quelle che vengono dalle relazioni andate a male, dalle relazioni tossiche. Voglio volare con te, anche nella tempesta, anche nelle avversità. Io riconoscerò te, che sei il mio baluardo, mia roccia, mia fortezza, mio scudo, mia gioia. Allora, Signore Gesù, vogliamo fare una preghiera semplice. Amen. Prima di cantarlo.
Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. A tutti, nel senso che noi siamo veramente a disposizione. Grazie di vero cuore. Solo una parola intanto di gratitudine. Anch'io voglio ringraziare il signor sindaco e tutta la sua squadra, perché ci ha permesso di vivere questo momento insieme. E il grazie più grande va a voi, ai giovani, a coloro che ci hanno fatto riflettere, che hanno cantato, che hanno ballato. Facciamogli un applauso forte a loro. E vi ho messi anche nella mia preghiera, ma volevo dirlo ancora a tutti, signor sindaco, questi giovani non sono extraterrestri, sono i nostri giovani. Il mondo giovanile non è solo quello che ci racconta il telegiornale, non è quello che ci racconta la pagina di cronaca dei nostri giornali. Il mondo giovanile è molto più grande. Il mondo giovanile è anche questo, è un mondo di giovani che pensano, che riflettono, che si interrogano e soprattutto che hanno scelto di prendersi sul serio, e si sono presi sul serio non soltanto perché studiano, leggono, cantano, non soltanto perché si prendono cura del proprio corpo,
ma perché loro ci insegnano che c'è una dimensione dell'esistenza che è l'interiorità di cui dobbiamo prenderci cura. E forse noi adulti ci siamo dimenticati di far questo, abbiamo insegnato anche sacramentalmente. Ma questa sera, lo dico a noi adulti, l'adorazione più bella che possiamo fare è guardare negli occhi questi giovani e scoprire che sono animati da questo amore. C'è una presenza in loro di Gesù che... Le consegniamo la maglietta della serata. Padre Davide. Grazie a te. Questo mondo non ci renderà tristi. Ecco, è lo slogan del nostro progetto. Vogliamo che questo slogan non fosse solo uno slogan, ma che potesse diventare veramente anche esperienza per tanti giovani che in questo momento magari si trovano nella solitudine, nella tristezza e possono scoprire questa luce che è Gesù. Anche nella loro vita. Grazie, grazie davvero. Alleluia.